La prima volta davanti al COPASIR il Presidente del Consiglio viene ascoltato dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Al centro dell'audizione la guerra in Ucraina e le ripercussioni interne. Si va dall'invio delle armi a Kiev, alla crisi diplomatica con Mosca, le misure prese per prevenire attacchi informatici e poi il complesso capitolo sull'energia nel caso si proceda con la sospensione del flusso del gas russo. Guerra in Ucraina che comunque avrà un impatto negativo sull'economia. Per giovedì il governo dovrebbe varare il DEF, il documento di economia e finanza in vista della manovra di fine anno, e sarà un DEF da economia di guerra. Le previsioni di crescita per il prossimo anno, come facilmente prevedibile, sono decisamente in ribasso, complice anche l'impennata dell'inflazione con i prezzi alle stelle delle materie prime e dei beni di prima necessità. Sale dunque la spesa e l'esecutivo si prepara anche ad un nuovo decreto per contenere i costi energetici.